Sti Gatti è offerto da AdTab. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo. AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Ben trovati, amici gattari. Noi siamo Cassandra, consulente felina. E Stefano, gattaro incallito. E questo è Sti Gatti, il podcast che risponde alle domande più frequenti che i proprietari di gatti rivolgono ai motori di ricerca, agli amici e anche a noi, sulla nostra pagina social Filippo The Only One Red. Sei pronto a scoprire tutti i segreti del tuo inseparabile amico? E allora cominciamo! Oggi ci concentriamo su una di quelle domande che ci fanno spesso. Ho adottato un gatto, di cosa ho bisogno? Come mi comporto? E direi che le capisco molto bene queste domande. Perché ad esempio, quando ho adottato Achille e ancora non vivevo con Cassandra, senza i suoi consigli, te lo dico, sarei andato nel panico più assoluto. E a proposito di panico e ansia, partiamo proprio dalla calma. Il detto dice, la calma è la virtù dei forti. E io aggiungerei dei gattari. Con i gatti non bisogna mai agitarsi, perché questi meravigliosi esserini riescono a percepire le nostre emozioni perché sono animali empatici. Quindi, se siete agitati o arrabbiati, loro lo percepiranno e si sentiranno in pericolo. Oddio, se lei sta così in ansia, allora c'è qualcosa che non va, siamo in pericolo. Quindi, stai calmo. Io infatti con i gatti ho imparato a stare più tranquillo. Ti dico la verità, vero Cassandra? Per fortuna. Invece la pazienza, quella l'ho imparata io. Oddio, secondo me ce l'ha solo con i gatti. Vabbè, almeno ce l'ho con loro, dai. Sì, sì. Se la calma deve essere la tua compagna di vita, la pazienza deve diventare la tua migliore amica. Soprattutto durante il periodo di ambientamento. Quando arriva a casa, non urlare, non affrettare le cose. E se lui vuole stare nascosto, fallo stare là. Quando si ambienterà, uscirà da solo. Insomma, non devi costringerlo a fare le cose che non vuole fare. Sicurezza e prevedibilità. Quindi io metterei un bel sistema di sicurezza, due telecamere e te passa la paura. Ma no! Si intende come dar modo al gatto di prevedere quello che succederà in casa. Ah, ma stai parlando della famosa routine. Devi impostare una routine quotidiana, perché questo lo farà sentire al sicuro. Sapere che in quell'ora tu torni a casa dal lavoro o in quell'ora lo spazzolerai, gli darai da mangiare oppure cucinerai per te stessa e poi ci giocherai, questo è molto importante perché la prevedibilità per lui è sinonimo di sicurezza. Se mi posso permettere, io aggiungerei anche di rispettare i suoi sensi. Quindi per favore, no ai rumori forti, no alle urla e nemmeno ai profumi intensi e no agli scatti improvvisi perché diventano scemi. Hai ragione, ma tieni anche presente che i gatti dividono il loro territorio in campi territoriali. Un po' come facciamo noi con la casa, abbiamo la cucina, il soggiorno, la camera da letto e per loro è la stessa cosa. Quindi sanno che in una determinata zona della casa mangiano, nell'altra giocano, in un'altra dormono e, mi dimenticavo, quella dove fanno i bisogni. Oh, buono a sapersi, ma dove le mettiamo queste famose risorse? E soprattutto come organizziamo la nostra casa? Ad esempio, le ciotole del cibo. Le ciotole del cibo vanno posizionate in un punto tranquillo della cucina o del soggiorno. Vanno bene anche su un mobile. Di certo non vicino alle lettiere, per favore, eh? Assolutamente no. Tu mangeresti in bagno, Stefano? Ma per carità, guarda. Nemmeno loro. E non vogliono nemmeno l'acqua vicino alla ciotola del cibo. Noi, infatti, abbiamo le fontanelle e le ciotole d'acqua lontane da quelle del cibo. Questo si fa perché, per istinto, il gatto non mangerebbe mai la sua preda sul fiume dove beve, altrimenti lo contaminerebbe. Ma pensa chi sono sti gatti! Una cosa molto importante è il materiale delle ciotole. Bravo, il materiale è fondamentale. Infatti bisogna utilizzare ceramica, vetro o acciaio inox ed evitare assolutamente la plastica perché è un materiale poroso. Il gatto sente gli odori più di noi. Può rimanere odore del detersivo oppure della vecchia pappa. Tu ci mangeresti? Ma certo che no. E nemmeno lui. E mi raccomando, lavale le ciotole. Ogni giorno non le lasciare sporche. Tu non mangeresti mai nel piatto sporco. Esatto. Un'altra domanda che ci fanno sempre è perché il mio gatto tira fuori il cibo dalla ciotola con la zampina? Forse ha questo comportamento perché non gli piacciono le ciotole. E ora ti spiego meglio. Potresti avere delle ciotole con dei bordi troppo alti e quindi levi brissi
stesse, che sono molto sensibili, come abbiamo detto, toccherebbero i bordi e questo gli dà molto fastidio. Quindi la miglior cosa sarebbe prendergli dei piattini con dei bordi bassi, come ad esempio quelli da tè. I gatti dormono molto e amano nascondersi anche nei posti più insensati. Ed è nostro dovere fornirgli delle cucce e dei rifugi in punti adeguati, ad esempio in camera da letto, perché amano dormire lì, è un posto tranquillo e c'è il nostro odore. In soggiorno, dove possono sia dormire che controllare cosa succede, perché i gatti sono dei grandi impiccioni. E se lavori da casa, puoi metterle anche nel tuo studio, dove passi molto tempo, così il tuo gatto potrà osservare e passare del tempo in tua compagnia o dormire accanto a te. Puoi anche mettere le cucce in punti alti della casa, sopra ad un mobile, sopra una mensola, sulla libreria. Oh, e visto che parli di punti alti, io parlerei del famoso arricchimento ambientale, che ne dici? Va bene, uno degli aspetti dell'arricchimento ambientale è anche la verticalizzazione della casa. Utilizza i mobili che hai o crea un percorso con delle mensole, o puoi anche acquistarlo un percorso. A lui non interessa la bellezza. Puoi anche spendere poco aggiungendo una mensola che gli permetta di salire su quella libreria o su quello scaffale che si guarda tutti i giorni. Eventualmente ci possiamo anche aiutare con il tiragraffi e farlo salire in alto, tipo quello a più piani. Certo, un bel tiragraffi robusto e stabile, mi raccomando, perché se non sarà così attaccherà il divano. Quelli di cartone anche vanno bene, sono sia orizzontali sia verticali, ma ne parleremo prossimamente in modo approfondito. Bene, abbiamo parlato di ciotole, tiragraffi, arricchimento ambientale, ma sti ragazzetti dovranno pure avere il loro bagno, no? Oddio, mi stavo dimenticando del gabinetto. La lettiera, comoda e ampia, con una sabbietta poco fastidiosa per quei fantastici gommini, non a grana troppo grande. Ti consiglio anche una lettiera bella ampia e spaziosa che gli permetta di muoversi. Quindi ok quelle chiuse ma molto grandi, e le aperte sono ancora meglio. Tu staresti comodo sul vasetto dei bambini? Penso proprio di no. Mettetela anche in un posto tranquillo della casa, non dove c'è un via vai, quindi non in corridoio, non in cucina. Se hai posto in bagno va benissimo, ma non chiudere mai la porta, perché lui deve avere sempre libero accesso alla sua toilette. Senti, io te lo dico, mi sono proprio stufato di stare tutta la giornata con la paletta in mano. Adesso spiegami perché non possiamo avere la lettiera automatica come tutti. Perché la lettiera automatica non è molto gradita dai gatti. Immagina che in natura la farebbero all'aperto, magari con un albero alle spalle, e niente si muoverebbe, giusto? Certo. Questa strana roba in cui entra, prima di tutto all'interno è molto piccola, e poi appena esce inizia a muoversi. Un po' strano dal suo punto di vista, no? Infatti potrebbe causare stress. E potresti anche trovare un bel ricordino per terra. Esatto. Adesso passiamo ai giochi. Topini, cannette, palline, cartoni, i tunnel che loro amano tanto. Ma quanta roba gli serve a sti gatti, Cassandra? Nemmeno troppa. L'importante è variare gioco e cambiare di giorno in giorno. Diciamo, puoi fare a rotazione. Il gioco simula l'attività predatoria. A lui non importa quanto sono belli i giochi, basta che siano divertenti e soprattutto insieme a te. Possiamo dire che questo è tempo di qualità che tu passerai insieme a lui. Come le coccole, la spazzolatura. Sempre se la gradisce. È vero, ma meglio fargliela piacere, perché molti gatti, diciamo tutti i gatti, hanno bisogno di essere spazzolati. Ma non ci dimentichiamo anche delle spese. Controlli veterinari, pappe di qualità, antiparassitari. E dopo questi bei consigli preziosi di Cassandra, perché non mettiamo un po' d'ansia al nostro ascoltatore? Oddio, in che senso? Io parlerei di pericoli dentro casa. Hai ragione, partiamo dalle finestre Vasistat, che sono quelle finestre che si aprono in due modi, quindi il classico che conosciamo è quello invece verso l'alto, che rimane la finestra aperta a 45 gradi. Ecco, in quella fessura che rimane il tuo gatto si potrebbe incastrare, quindi ti consiglio di fare attenzione quando la apri, oppure non aprirle. Evitiamo i termosifoni. Hai presente i classici termosifoni costituiti da vari elementi, e tra un elemento e l'altro c'è quella piccola fessura che sarà un millimetro, massimo due? Ecco, il tuo gatto si potrebbe stiracchiare, e mentre si stiracchia si potrebbe incastrare la sua bellissima
prossima unghietta lì dentro e gli scenari sono quasi apocalittici. Divani e letti contenitore, divani letto e letti che si ripiegano. Potresti chiuderli all'interno, si potrebbero incastrare in mezzo. Evitiamo, stiamo sempre attenti. Fili e nastri, quindi attenzione quando scarti un pacchetto, attenzione alle uova di Pasqua, lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie. Perché Stefano? Prima di premere start, guarda dentro l'oblò. Piante tossiche. La lista delle piante tossiche ti assicuro che è molto più vasta di quella che pensi. Balcone non in sicurezza, e questa la lascio a Stefano che da futuro tecnico veterinario ne sta vedendo di ogni colore. Ti dico che per la mia esperienza personale in clinica purtroppo arrivano quotidianamente casi di gatti che precipitano dal balcone. Non perché sono scemi, ma perché attratti da una mosca o da un uccellino, se il balcone non è in sicurezza, succede l'impensabile. Quindi, attenzione, il balcone in sicurezza è importantissimo. È importante tenere presenti questi aspetti quando si ha un gatto in casa, perché ci permette di favorire il suo benessere. A proposito di benessere, ti anticipo che parleremo di come far felice il tuo gatto. Alla prossima puntata! Miau! Sti gatti è stato offerto da AdTab. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo. AdTab. Amarsi è facile. AdTab.